E allora buonasera da Carlo Crini, Woman Show, giovedì importante, perché questa sera, mia cara, poi la presento, piano, parleremo di cinema, il grande cinema, con due grandi personaggi, l'avevamo annunciato sui nostri social. Invece andiamo a presentare, sperando di non papareggiarmi, sperando di beccare il cognome esatto, Luciano Siliguini Garagnino Lambertini. Ce l'ho, penso di avercela fatta? Non ce l'hai fatta, assolutamente. Ecco, ho sbagliato sul Garagnano. Hai sbagliato ancora, e ormai non sciogli lingua, dai, tu fai radio, faccio. Dovresti riuscire a centrarlo. Luciano, mettiamo Luciano, ci siamo. Luciano, lui è un regista con la R maiuscola, lo conosceremo meglio, lui insomma ha toccato con le sue pellicole un pochino tutto il mondo, insomma conosceremo tante cose, tante situazioni. No, Carlo, vi farò una presentazione ad hoc di questi nostri due ospiti, e tra cui devo dire che Carlo, ti devo fare i complimenti perché hai portato due belle persone, due bei fanciulli, no, perché in genere lui porta sempre belle donne, no? Così. Allora, iniziamo a presentare il regista, perché si chiama così, no? Io quando dico il regista mi ricordo i miei trascorsi cinematografici, la sedia con scritto regista dietro, lui seduto e tutti noi comparsa ai tempi che galoppavamo come non pochi. E quando il regista diceva, ah, tutti stavano zitti, nessuno parlava, che... Vabbè, insomma, lo voglio presentare, il cognome, prima l'abbiamo detto, lo chiamiamo Luciano perché per esigenze di tempo, perché se dico tutto il tuo cognome siamo già alla fine della trasmissione. Allora, innanzitutto parliamo di un regista che ha lasciato e sta lasciando veramente delle impronte importanti per quanto riguarda la cinematografia italiana. Lui presenterà il 2 febbraio 2016 all'Odeon, ve lo dico subito, in Santa Rita Gonda, un'anteprima europea di questo film Céline, che adesso poi andremo a scoprire di che cosa parla. E chiaramente che cosa succederà? Sì, ci sarà questo film, ci sarà un red carpet alle 19.45, alle 20 inizio il film, rigorosamente in lingua inglese, e poi insomma presenterà il cast e tutto. Vi ho già detto troppo, però vi voglio semplicemente aggiungere che questo signore, perché si chiama così, il signore, il regista che sto per presentare, è un personaggio che a Hollywood è di casa, e diciamo che sente odore sempre di Oscar, di statuette, dunque bazzica bene. Luciano, buonasera innanzitutto. Buonasera a tutti quanti, buonasera anche a te. Allora Luciano, parliamo di questo film. Innanzitutto Céline, che cos'è? Cosa racconta? Spiegaci un po'. Allora, il film è la vita di Alexander, un quarantenne italiano che potrebbe essere chiunque di noi, perché è una storia normale. Lui è un imprenditore, ha la sua famiglia, la sua vita tranquilla, lavora per una multinazionale. A un certo punto gli viene offerta la possibilità di lavorare negli Stati Uniti definitivamente, lui prende e va. La sua vita perfetta, il suo amore, tutto quanto. A un certo punto lui viene colpito dalla crisi economica. Lui, persona perfetta, persona dalla mentalità liberale, quindi abituata a gestirsi da solo, improvvisamente vede tutto il mondo crollargli addosso. Viene nascosto in casa questa situazione difficile, convinto di poter reagire, di potersi rialzare. A un certo punto tutti gli equilibri incominciano a saltare, e salta anche l'affetto della famiglia. La moglie Marilyn è un attimino contesa, perché anche lei è legata alla sua vita, legata a suo marito, legata a sua figlia, però è spinta un po' dalla madre, un po' dagli amici a prendersi, diciamo, una pausa. E questa pausa, il lasciare Alexander, è proprio l'ultima tegola che cade sulla testa del protagonista. Alexander, interpretato da Matteo Tosi, lascia gli Stati Uniti e ritorna in Italia per cercare di ritrovare se stesso. Completamente disperato, ritorna in questo paesino in Trentino, dove poi è girato praticamente il cuore del film, e nella loro casetta che vivono in Italia sfoglia un libro di fiabe e canticchia una canzoncina, che è quella che canticchiavano alla bambina, a Julie, la loro piccola figlia, e improvvisamente avviene l'incredibile. Dal libro prende vita la protagonista, Céline, interpretata dall'attrice Flavia Monteleone. E questa ragazza, questa fatina, lo trascina nel suo mondo, in questo mondo fantastico, irreale, che non è altro che una proiezione dei suoi sogni, dell'intimità di questo protagonista. E lì lui incontra altre cinque fate, un po' come il Cantico di Natale di Dickens, ognuna di loro legata ai cinque sensi. Quindi abbiamo l'olfatto, l'udito e via dicendo. E alla fine del percorso con l'ultima fatina, lui si rinasce, praticamente rinasce come uomo, e riesce, e il resto non ve lo dico perché dovete venirlo a vedere. Ecco, noi raccontiamo tutto il film, sennò poi il 2 febbraio, esatto, l'anteprima, tutti sapranno. Diciamo che abbiamo già saputo troppo. Allora, cara Anna, scuriosiamo un po' con i nostri ospiti. So che tu sei curiosa, so che tu conosci bene gli Stati Uniti, e dunque io so già che dalle tue labbra si legge che vuoi sapere qualcosa degli Stati Uniti, sono convinto. Beh, anche perché, giustamente, Luciano ha una grande esperienza a livello internazionale di cinema, quindi collabora in vari, cioè ha avuto modo di collaborare con in vari
stati del mondo, tra cui gli Stati Uniti, che come tutti ben sanno è la mecca, Hollywood è la mecca del cinema a livello mondiale. E quindi volevo chiederti semplicemente, sentire, cioè, direttamente da chi ha lavorato negli Stati Uniti e chi ha lavorato in Italia, da una persona come te, qual è la differenza, e se c'è differenza nel lavorare, io non chiedo una differenza del cinema Stati Uniti Italia, però soprattutto dell'ambiente di lavoro tra quello italiano e quello statunitense. La differenza è enorme, perché negli Stati Uniti chi fa spettacolo viene visto come un professionista. Se tu fai una passeggiata lungo l'Hollywood Boulevard oppure sul molo di Santa Monica e incontri un amico e ti chiede cosa fai tu nella vita, e risponde io faccio l'attore, io faccio il regista, faccio il produttore, ti chiede, davvero, che bello, e andate avanti a parlare. Qua in Italia purtroppo, se incontro un nuovo volto, potrebbe essere appunto qui l'amico Miguel, e chiedono che lavoro fai, dice faccio l'attore, automaticamente la seconda domanda è e a parte quello cosa fai per vivere? In questo si racchiude semplicemente la differenza che c'è. Negli Stati Uniti c'è una professionalità completamente diversa, una mentalità completamente diversa, più che altro perché viene data la possibilità vera di poter provare. Se tu hai delle qualità, negli Stati Uniti riesci. Io infatti invito tutti quanti i giovani attori, le attrici, tutti i miei amici che incontro, e se vogliono fare veramente spettacolo, prendete armi e bagagli, se avete delle qualità, e provate ad andare là. In Italia, tra tante situazioni, un po' la politica, un po' vari piccole lobby che stanno sempre crescendo, vengono messi dei freni. Io parlavo anche qui con voi prima della diretta, mi facevo presente di ricordarvi che, per esempio anche in televisione, l'ultimo nuovo volto che è uscito, se andate a vedere, ci pensate bene, è Belen. E sono passati 5-6 anni, non è uscito nessuno, perché c'è la non volontà di provare dei volti nuovi. Invece negli Stati Uniti, se una persona ha delle capacità, è capace in questo caso a recitare, piace, materialmente lavora completamente. Sì, insomma, è un ambiente più meritocratico, come in tutto l'ambiente professionale, perché effetti l'America per il lavoro dà queste opportunità, e quindi anche per il cinema, questo è buono sapersi. E dunque, cara Anna, perché insomma, Anna è la curiosa del due, lei, allora Anna, hai qualche domanda in particolare per il nostro amico Miguel? Sì, no, faccio solo una parentesi, che i messaggi sono tutti per Luciano, per cui noi completamente esclusi, poi te li leggeremo, anzi ti faremo poi magari una stampa, perché in effetti no, sono tutti uno dietro l'altro per Luciano, che naturalmente fanno i complimenti a te. Però quello che io volevo dirti è, ci sono comunque dei casting, e i casting mediamente sono liberi, no? Cioè non è che c'è Luciano che sta facendo, ma così spiegateci assolutamente, Luciano, se vuoi intervenire assolutamente spieghi, anzi così dai anche un aiuto a Miguel, che qualche dritta per poter ho storto un attimino il naso quando ho detto che i casting sono liberi. Non è proprio così, diciamo che parlando proprio su Milano di agenzie che seguono i casting più che altro pubblicitari sono 3 o 4. Poi tornando al discorso di prima sul pressapochismo che regna purtroppo nel nostro paese, non essendo una professione retta, diciamo tra virgolette, da un albo, molto spesso si improvvisano personaggi che creano agenzie dall'oggi al domani, produttori che nascono dall'oggi al domani, registi che comprano le telecamere da MediaWorld e via così. Quindi non avendo questa forma di professionalità, e uno non sa neanche dove può andare a sbattere la testa. Infatti io parlavo prima con Miguel, che mi raccontava un attimino come è iniziato, e lui è lo stereotipo della persona che arriva con un sogno nel cassetto, con delle qualità che è convinto di avere, io non lo conosco, non l'ho mai visto, quindi, e vuol provare a mettersi in gioco, e alla fine non sapendo dove andare bazzica un po' qua, un po' là, un po' su internet, eccetera eccetera, ma alla fine non si sa mai dove si può andare a finire. Mentre invece una realtà più organizzata, più seria, avremmo un elenco di agenzie serie collaudate che ti danno la possibilità di lavorare, una serie di elenchi di agenti che ti possono inserire, produttori nella stessa maniera e registi nello stesso modo. Invece non si sa dove andare a sbattere la testa. Sì, è vero. E poi un'ultima cosa che volevo dire io a proposito, a me ha fatto molto strano in Italia sentire che un ragazzo sta studiando per prepararsi per entrare nel mondo dello spettacolo, perché in genere avviene sempre il contrario: prima ti prendono, non si sa come e quando, perché, e dopodiché si inizia a studiare, no? Un po' cioè la cosa contraria che dovrebbe avvenire in un ambiente professionale, esempio le veline che vengono prese, poi iniziano a imparare a ballare, a parlare, all'addizione, e cioè secondo me dovrebbero
essere un pochettino più mirati verso persone come Miguel che stanno studiando, si stanno preparando. Questo, soprattutto i sicuramente casting. Il discorso delle veline, e lì materialmente la cosa che premia di più è la bellezza. Al momento in cui una persona è bella, e poi la puoi costruire tranquillamente come prodotto televisivo. Per quanto riguarda la recitazione, anche lì ci sono due scuole di pensiero. Io sono convinto innanzitutto che prima di studiare una persona deve guardarsi allo specchio, prendere, io insegnavo sempre a prendere in mano una spazzola facendo finta che fosse un microfono e incominciare a parlare, a raccontarsi, a recitare, tra virgolette. Nel momento in cui uno si rende conto di avere delle qualità e le ha o non le ha, o nasce così o non può sicuramente imparare, a quel punto può perfezionarsi con lo studio. Ma l'importante è essere attori dentro, come diceva Gassman. Ok, allora ti blocchiamo un attimo perché vogliamo sentire i tuoi consigli e soprattutto anche Miguel, perché giustamente, ma anch'io sono curiosissima. Noi ci risentiamo però con un po' di musica, rimanete con noi, si vede Music Radio Jazz for You, come on. Ma veniamo al film, perché è questo che ci importa molto, non quello che ha fatto Carlo Crini. Ci importa del film perché innanzitutto siamo orgogliosi, e lo posso dichiarare, è essere la prima radio che presenta in anteprima questo film il 2 febbraio. Ma non finisce qui, mio caro Luciano, perché poi da qui a poco ci trasferiamo... dillo tu, perché se che lo dico io sembra una sviolinata, sembra che lo leggo, invece no. Vi dico semplicemente che voliamo a Berlino. E qui concludo, perché tu adesso tu ci devi spiegare dove andrete dopo anche Berlino. Sì, Céline è iscritto al European Film Market della Berlinale di Berlino, appunto. Avremo la proiezione il 17 di febbraio alle 14.30, l'ultima giornata del festival, e poi da lì faremo un giro all'interno di tutti i più importanti concorsi europei del mondo, perché Céline girato diciamo in due versioni, c'è la versione short di 30 minuti che è quella che faremo girare per i concorsi, e poi ci sarà la versione 70 che poi sarà doppiata anche in italiano nel 2017, ma ora ci stiamo concentrando su questa versione perché diciamo in Italia manca un attimino la cultura del mini film, è brutto chiamarlo cortometraggio, no? del mini film, cioè nel racchiudere emozioni e la storia all'interno di un minutaggio più basso. Céline, un po' seguendo il mio maestro che è Terence Malick, che adesso uscirà nelle sale, speriamo quest'anno, anche perché lui se la prende molto comoda con Voyager Time, è girato in due parti, quindi una versione corta e una versione più lunga. Noi andremo a Berlino e lì sarà la prima vetrina internazionale, perché quello che esce da Berlino ce lo porteremo lì per tutto l'anno, con l'obiettivo poi di finire nel 2017. Aspetta, non ti anticipo perché ci fermiamo solo in Germania, perché so che in Germania il vostro film è inserito in qualcosa di importante. Sì, ci sono più di 100 film che verranno presentati, l'associazione dei critici e dei produttori tedeschi ha scelto 20 film racchiusi in questa mini accademia, diciamo. E da questi 20 qui loro danno un premio per il miglior film presentato alla Berlinale. Ecco, adesso puoi dire che cosa accadrà dopo. Adesso prendiamo l'aereo, un Boeing 747. Torniamo nei miei Stati Uniti e lì parteciperemo a tutti quanti i concorsi più importanti, tutti e 73 i concorsi segnalati dall'Academy, che è l'associazione che dà gli Oscar. Céline è stato accettato in 63, quindi diciamo un quasi l'unplane, e l'obiettivo è quello di arrivare poi alla fine dell'anno per entrare nella Remander List dell'Academy. Dopo la musica, dopo la pubblicità, ti devo fare una domanda tremenda. Io stavo guardando, cioè ascoltando il tuo tono vocale, e guardavo gli occhi di Miguel, e praticamente dagli occhi di Miguel viene fuori, c'è un posto su quell'aereo? Giuro, veniva fuori questo, bellissimo questa scena. Vabbè Luciano, ti trasmetto quello che traspare dagli occhi di Miguel. Miguel, una domanda velocissima, ce la facciamo a farla? Sì, velocemente, che emozione si prova a avere al fianco un regista così? È un'emozione forte. Perfetto. E l'emozione forte invece è quella che è caro al di là del vetro, giusto? Al di là della plastica proprio, cioè al di là del nulla, perché non c'è più nulla, al di là del vetro chiaramente c'è il nostro regista che salutiamo. E cosa dire, mia cara Anna? Sì, prego. Vorrei aggiungere una cosa. Ma se il film, come noi ci auguriamo, venisse quindi accettato dall'Academy come lungometraggio, come cortometraggio, come film straniero? No, va come short. Ah, come short. Sì. Bellissimo. Io questa cosa qui l'avevo già sfiorata 2 anni fa con un altro short, siamo arrivati in semifinale, e invece quest'anno avevo curato la produzione di Carol, il film con Cate Blanchett. Sì, no, I know. Nella produzione, lì per un pelo abbiamo mancato la nomination come miglior film.
Wow, ecco, vabbè, era quello che volevo chiedere. Siamo a questo punto, io posso andare. Vai. Basta, Anna è contenta. Faccio tutto da solo. Allora, parliamo di cinema. Allora, prima abbiamo parlato di un personaggio. Posso dire la mia? A me Harry Potter non è mai piaciuto, sono sincero. Cioè, non so perché, però è un film che è bello, stupendo. Perché io non ho mai visto neanche uno, non so quante edizioni siano arrivate, non so. Non sono una di Harry Potter, sono sincero nel dirlo. Mi piacciono altri film. Però io ho detto Harry Potter perché c'è un motivo perché ho parlato di Harry Potter. E il tuo sguardo sornione mi fa capire che sei già dove vado a parare. Suppongo Harry Potter, sì. Hollywood, che cosa mi dici? Ah, Harry Potter è stato uno dei primi progetti a cui ho lavorato quando ho iniziato a lavorare negli Stati Uniti. Io ho iniziato nel 2005, ormai sono 10 anni che lavoro negli Stati Uniti, dopo sono 22 anni quest'anno, 23 anni quest'anno che lavoro in Italia e 10 negli Stati Uniti. Harry Potter è stato uno dei primi progetti dove ho curato location, assistenza casting e organizzazione di produzione. E poi da lì si sono aperte tutte le altre possibilità, ho lavorato ai Pirati dei Caraibi 3, alla Palma d'Oro Tree of Life, anche lì candidato all'Oscar, a Birdman che l'anno scorso l'Oscar l'ha vinto, quest'anno come stavo anticipando prima ho lavorato alla produzione come production manager per Carol, il film che ha 6 candidature all'Oscar quest'anno, tra le quali quelle come migliori attrici a Kate Blanchett e a Rooney Mara. Abbiamo mancato la nomination come miglior film, va bene, proveremo il prossimo anno. Sì, no, però Luciano ti interrompo un attimo perché tu hai raccontato un aneddoto, insomma, tu hai avuto la possibilità adesso che così proprio come capitasse tutti i giorni agli umani, che è una qualcosa di quasi trascendentale, di poter scegliere se lavorare per una produzione, per la produzione di Carol oppure per Revenant con DiCaprio. Con DiCaprio avevamo già lavorato. E come andare al supermercato a scegliere, compro quel latte o quell'altro, insomma, una cosa così. Ero molto tentato, infatti mi sono limitato a fare una consulenza cast per Revenant, perché io sono molto amico di Alejandro González Iñárritu, il regista, insieme, come dicevo, abbiamo fatto Birdman, quest'anno forse creiamo insieme un nuovo progetto. Ho preferito Carol perché Carol secondo me rientrava molto più nelle corde delle cose che piacevano a me per quanto riguarda la calma della produzione. Revenant è un capolavoro, Iñárritu è un grandissimo artista. Mi è dispiaciuto perché con Leonardo DiCaprio avevo già lavorato per Blood Diamond un po' di anni fa e va bene, proveremo, ripeto, la prossima volta. Adesso c'è in ballo alcune altre cose sempre negli Stati Uniti, come Avatar 2 e è un film con Scorsese. Queste piccolezze, capito? Beh, scusa, io ho capito bene, sei andato vicino tante volte a prendere questa statuetta, giusto? Film dove ho lavorato io, uno l'anno scorso l'ha vinto. Ok, mi puoi dare il nome del presidente della baracca lì che distribuisce queste statuette, che lo chiamo e gli dico allora, a onore gliela dovete dare. Ma cioè, l'Academy è gestita da tua moglie. Bene, parliamo invece di che cosa accade il 2 febbraio, caro Luciano, perché tutti stanno aspettando. Ricordo ancora un grazie a quelli che ci hanno scritto, che ci stanno scrivendo, che si ci hanno bloccato addirittura il cellulare, cara Anna, proprio ce l'hanno bloccato. Ciao Veronica, grazie. Basta, vabbè. Ok, dunque, caro Luciano, che cosa accade? Spiegaci, sto 2 febbraio che tutti ci chiedono. Il 2 febbraio facciamo la premiere europea del film Céline al The Space Cinema Odeon di Milano alle ore 20. È aperto al cast, ai diritti dei lavori. Se qualcuno vuole avere l'accredito può tranquillamente contattare la pagina ufficiale del film su Facebook / Céline The Movie e contattarci tranquillamente e valuteremo la possibilità di farvi venire. Certo, so che c'è questo red carpet, no? Dunque, sì. Noi di Silver Music Radio, il sottoscritto, saremo lì. Ti posso dire che mi piacerà passeggiare su sto tappeto rosso, che l'unica volta che ci ho messo piede su un tappeto rosso eravamo in Francia, però mi hanno detto 3 minuti, vedi andare via che arrivano gli attori. Dunque, proprio prima di iniziare, cioè 3 ore prima, mi hanno detto, oh, dai, sì, dai, fai 2 passi e poi vattene, insomma. Luciano, con te passo solo per l'ultima annotazione. Abbiamo dato l'indirizzo di dove si svolge il film? Sì, al cinema The Space Odeon di Milano in via Sant'Antonio. Bene, sito ufficiale, c'è qualcosa che vuoi dare come notizia? Ho detto prima, facebook.com/CelineTheMovie. Una curiosità, la posso fare perché abbiamo tempo in regia per fare una domanda. Allora, ci sono dei luoghi comuni che vengono così, che io credevo che erano così, caro Luciano. Allora, perdonami, io quando guardo la notte degli Oscar vedo i più fortunati nelle prime file, poi, come dicevamo prima, microfoni spenti, lo sfigato in 40esima fila che dico, vabbè, avrà pagato tanto per pagare. Invece tu mi hai svelato, mi hai fatto cadere un mito.
cioè a Hollywood non c'è lo sfigato della quarantesima fila. Come funziona il giro della baracca lì? Ogni persona, parlando degli Oscar, ogni persona che riceve la nomination ha diritto ad avere due biglietti. Quindi uno per se stesso e uno probabilmente per il marito, per il fidanzato, per l'amico, e quelli che tu hai chiamato prima sfigati dell'ultima fila in realtà sono probabilmente dei membri della produzione o attori comunque candidati o parenti di attori candidati. Non c'è possibilità di comprare assolutamente il biglietto. Altra cosa, ci vuoi svelare il segreto del che fino all'ultimo non si sa chi vince? Perché io ero convinto che, cioè, dico, vabbè, dai, tu hai vinto il primo, tu il secondo, tu il terzo, invece ci sveli che praticamente fino all'ultimo, finché non apro la busta, il DiCaprio della situazione può anche non sa se ha vinto così. O meno. È assolutamente così. Il momento in cui le persone vengono a conoscenza della vittoria è appena si apre la busta, al punto che la Owen, la società che costruisce materialmente gli Oscar, crea le targhette per tutte le persone nominate. Al momento in cui si apre la busta, buttano via quelle di quelli che hanno perso. Bellissimo, io direi so che voi stareste, cari radioascoltatori, ad ascoltare ancora per ore tutte queste informazioni, perché sono aneddoti che Luciano tu conosci molto bene, ma per noi sono delle cose che insomma sono davvero dei segreti dell'ambiente di questo dello spettacolo. Abbiamo 30 secondi per salutare, caro Carlo, ringraziare i nostri ospiti, dare appuntamento la prossima settimana e ringraziare anche il nostro in regia, che si chiama Luca Viti. Anche lui è un figaccione anche lui, tutti belli tranne lo sottoscritto. Vabbè, faccio qualche, come dico sempre, quando ha distribuito la bellezza io ero l'ultimo della fila, mi è toccato quello che è rimasto. Vabbè, io vorrei salutare, sperando di non gaffettare ancora, sì, hai 9 secondi, esatto, no, Luciano Siliguini Garagnano, lo saluto così, Garagnani, ecco, vabbè, non fino in non fondo ci siamo proprio. Miguel Garau, chiaramente, grazie, dal giovedì prossimo, ciao.